L'ho rivisto, secondo me ho avuto la pecca magari di volerla incrociare, volerla angolare, forse dovevo colpirla piena. Diciamo che ero anche quasi convinto già di segnare, però non è andata bene. Girerà la fortuna, speriamo, di nuovo dalla mia parte. E domenica ci è mancato forse magari quella cattiveria sotto porta, io per primo. Per far entrare questa maledetta palla, anche perché le occasioni obiettivamente le abbiamo avute nel secondo tempo, poi magari è prevalsa un po' la stanchezza, magari anche un po' la paura, perché era una partita in cui ci giocavamo tantissimo, sì, tutte e due le squadre. Poi comunque secondo me il Sant'Arcangelo ha fatto una partita attenta, ordinata. Comunque sì, secondo me ci manca quel pizzico magari di cattiveria sotto porta per buttare dentro la palla. Sì, sono contento adesso. Comunque sto trovando continuità dopo un periodo difficile, anche perché quando è arrivato il mister ho trovato difficoltà per un po' di partite, non ho giocato, poi sono entrato a partita in corso, poi fortunatamente partita scorsa col Padova mi sono fatto trovare pronto, ho segnato e fortunatamente sto dando il mio contributo e stiamo trovando risultati positivi. Il mio ruolo naturale è quello magari che ho fatto più spesso ed è in un centrocampo a tre, o mezzala destra o mezzala sinistra, però comunque essendo un giocatore strutturato, un giocatore difensivo, anche in un centrocampo a due mi trovo bene e posso farlo tranquillamente. Ci sono ovviamente aspetti negativi e aspetti positivi. L'aspetto positivo ovviamente è che è una squadra in difficoltà e quindi noi magari dovremo cercare di accentuare i loro lati negativi. Però l'aspetto ovviamente negativo è che devono per forza anche loro fare risultato, perché comunque mancano ancora tante partite e in un campionato così equilibrato può succedere qualsiasi cosa, sia in negativo che in positivo, da un momento all'altro, quindi dovremo fare una grandissima partita.